Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Per chi fosse nuovo qua, ciao, io sono Doia e oggi faremo la terza parte di Leggo il mio diario, terza e ultima parte del mio primo diario. Ho già fatto due parti, ve le lascerò linkate qua sotto se volete andarle a vedere e con questo episodio finirò il mio primo diario. Ma non temete, perché tanto ho tipo altri 50.000 diari dove scrivevo tante boiate che magari andrò a ripescare. Devo prima leggermeli però per capire davvero se voglio mettere tutte quelle stronzate su YouTube. L'ultima volta eravamo rimasti sul fatto che odiassi tanto Oriente e odiassi tanto i poeti dell'Ottocento. Contate qua che siamo nel 2005 e io avevo 12 anni. Bene, perfetto. 5 ottobre 2005. Caro diario. E ovviamente scritto con il pennarello, perché io quando ero incazzata scrivevo con i pennarelli. Non so perché. Caro diario, lo so che questi giorni sono troppo nervosa. Invece di darti una buona notizia mi sfogo e basta. Cosa potrei fare se non sfogarmi? Beh certo, 12 anni, problemi della vita. Posso ti do una notizia bellissima. Tutto ciò che segue penso sia ironia. A quanto pare che 12 anni ero ironica, come male. Oggi abbiamo fatto educazione sessuale. Ti immagini che li passa per la testa ai professori? Ragazzi, trauma. Il professore ha cominciato a parlare del ciclo femminile. Tutte, tra parentesi noi, le ragazze eravamo rosse. Però io ho preso lo stesso appunti e il professore ha osservato e mi ha detto che sono stata l'unica a prendere appunti. Sono brava, eh? Grazie, ciao. Io non so se vergognarmi tantissimo di questa pagina o andarne fiera, non lo so, però brava, hai preso appunti, complimenti. E il ciclo mestruale è stato veramente una cosa tabù in quegli anni. Anche perché ora che ci penso il ciclo mi era venuto in quell'anno. Sì, erano pochi mesi che avevo il ciclo, quindi madonna che vergogna. Caro diario, oggi ho detto la poesia dell'Ottocento, scritto in maiuscola. Allora, alle medie mi ricordo che ci facevano imparare le poesie a memoria. Non so se nelle vostre scuole andava così, però da noi ci faceva imparare tutte le poesie. Cioè, mi sono dovuta imparare Dante, mi sono dovuta imparare Petrarca, mi sono dovuta imparare anche Leopardi. Appunto, in questo pagina parlo di Leopardi. Mi fa tanto schifo quella poesia, o meglio, il 5 maggio, anche se una poesia è lunga, ma Leopardi si prende gioco di noi con le sue poesie. Tra parentesi, cioè schifezze, ciao Doina. Non ho capito niente. Diario, oggi sabato dobbiamo... 8 ottobre 2005, caro diario, oggi sabato dobbiamo andare a scuola. Ma ti immagini? Che roba però. Oggi abbiamo fatto lezioni di ginnastica, la palla mi è arrivata in faccia, in testa, sui piedi, uffa, sono stufa di tutti i miei compagni, soprattutto di Diana e Jessica. Sono delle cretine, sceme, deficienti, stupide, antipatiche. Si credono sempre intelligenti, tra parentesi, certo non lo sono, mi prendono sempre in giro e mi imitano. Se lo dicessi ai prof, loro continuerebbero a prendermi in giro e sicuramente i prof non farebbero niente. Beh, sono delle stupide, che ci puoi fare? Non puoi mica curare la loro stupidità. Ciao, Doina. Allora, questa pagina non è stata così divertente perché ho deciso che farò un video a parte su questa storia. Ho nascosto i nomi di queste persone, sono dei nomi veri, delle ragazze che avevo in classe, che per due anni delle medie, perché sono arrivata in seconda media, non hanno fatto che fare le bulle. Giustamente, giustamente di questa cosa ne parlerò più approfonditamente, però diciamo che da come scrivevo la prendevo molto scialamente questa cosa, però in realtà non era così. Però non importa, tanto siamo tutti cresciuti, quindi non porto rancore, ma certo. 12 ottobre 2005, caro diario, oggi è stata una giornata come le altre, sono andata a scuola, ma abbiamo fatto educazione sessuale e come sempre ho preso appunti. La Letizia mi disse che sono matta a prendere gli appunti, gli ho detto di no. Gli ho detto di no, è normale prendere appunti. Lei mi disse che non prenderebbe mai appunti a questa lezione. Vabbè, se lei non vuole, non può impedire a nessuno di farlo. Ok, io non ho altro da dirti, ciao. Quanto bossy potevo sembrare con queste cose, poi in realtà non è vero, ero solo una secchiona del cacchio. Poi c'è questa paginetta con la firma degli amici, ci sono degli amici qua. Le firme dei miei amici con qualcosa di... Cos'è questo Digimon, forse c'è Harry Potter. Vabbè, e invece qua, aforismo, le ragazze sono come le mele, sempre accompagnate da un verme. Chiaro, ci sono delle domande,
alle quali io stesso ho risposto. Non ho capito molto il senso di questa cosa, però ci sono delle domande che sono pazzesche. Allora, salteremo le domande stupide tipo come ti chiami, qual è il tuo compleanno, bla 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 bla. Domanda numero 5. Ti stanno simpatici tutti i maschi della tua classe, vero? Oh, che simpatia ho verso i maschi della mia classe, tutto scritto tra virgolette. Ti piace o ti sta simpatico? Top secret! Caps lock. Io ti sto simpatica, io mi amo, certo! Ragazzi, se io avessi avuto questo, come si chiama, questo autostima che avevo alle medie verso di me, forse la mia adolescenza sarebbe stata meglio, Domanda numero 16. Sei fidanzata? No, neanche ne ho bisogno. Strong independent woman. Brava, brava. Poi, siccome l'estate, siamo a ottobre, sempre qua, 20 ottobre 2005, durante l'estate io ho avuto una cotta pazzesca per un mio amico di infanzia, con la quale non è andata bene, giustamente, perché a 12 anni che cacchio di amore vuoi avere? E quindi scrivo molto felice. Caro diario, non mi piace più XYZ, insomma, cioè non ho scritto neanche il nome, ho scritto una specie di soprannome. Che bello! Però mi piace un altro ragazzo della mia scuola, però non posso dirti il suo nome. Allora, stiamo parlando di diario segreto e comunque non voglio dire il suo nome. Io so di chi si trattava, però vabbè, non importa. Ti è piaciuta la notizia? A me è piaciuta tantissimo. Mia cugina mi avrebbe detto che prima o poi mi sarebbe passata la cotta per quel ragazzo e che sarei passata altrove. Madonna ragazzi, ma che... che filosofia di vita! Io avrei dovuto rileggere questo diario quando avevo 16 anni e pativo le pene di amore più tremende. Insomma, brava, complimenti, io sono contenta di come affrontavi la vita a 12 anni. Cioè, pazzesco. 29 ottobre 2005. Allora, qua sto per raccontare una cosa dove però metterò i nomi. Se per caso queste persone sanno di chi sto parlando, non offendetevi per le cose che scrivo a 12 anni, vi prego. Non ho più niente contro di voi. Non ho messo i nomi delle altre tizie perché non me ne frega niente. Allora, caro diario, scusa se non ti ho sentito da tanto tempo, ma oggi ho la giornata nera. Certo che mi sono un po' calmata quando ho visto quella persona e tu sai di chi parla. Qualche volta, anzi sempre, la Carolina, chiameremo Carolina, mi dà fastidio, mamma mia, si crede sempre la più intelligente, sempre. Un esempio, in settimana verde, Cristina ha acceso delle candele e la professoressa, quando ha visto, stava per metterci in punizione, ma non l'ho fatto. E la Carolina, indovina cosa ha detto? Sai perché non ci ha messo in punizione? Perché ci sono io con voi, hai capito? Siccome lei è più brava e tanto intelligente, i prof non hanno voluto metterla in punizione. Uffa! Si crede troppo intelligente. Beh, affari suoi. Cioè, io parto dal si crede troppo intelligente, beh, affari suoi. Io ho scritto solo che, credo solo quello che pensavo. Chissà, magari un giorno cambierà. Oddio, cioè proprio... mi sento pure in colpa di aver scritto queste cose, cioè addirittura. Però allo stesso tempo ci divertiamo sempre insieme a queste due ragazze. Però allo stesso tempo ci divertiamo sempre insieme e in realtà mi mancheranno quando andremo al liceo perché sicuramente andremo in scuole diverse. Ecco perché voglio andare in settimana blu, che alla fine non ci sono andata perché sono andata in Portogallo. È l'ultima volta che possiamo stare insieme. Però... e l'altro motivo è che potrei vedere anche tu sai chi, hai capito, vero? Oh Gesù Cristo, poi ho fatto un po' di disegni così, ho detto poi finalmente non vedo l'ora che sia sabato perché lo vedrò. I like him. Oddio, ho appena realizzato che non sto parlando della persona che penso. Questa è un'altra cotta che avevo. Ok, questa è un'altra cotta che avevo di un ragazzo che era nell'altra classe che veniva a fare lezione da noi il sabato. Perché lui era tipo di origine inglese, non mi ricordo, quindi lui veniva sempre a fare tipo, quando lui aveva lezioni in inglese, veniva sempre nella nostra classe a fare altro. Oh mio Dio, ho appena realizzato che, oddio, ma quante cacchio di cotte ho avuto alle medie, tipo in 3 mesi ho avuto 3 cotte diverse. Ah, va, così si fa. Oddio, ho appena realizzato chi era. Secondo me è diventato un figo della Madonna in questo momento. Novembre 2005, caro diario, oggi abbiamo avuto rientro e tu come sai, io odio i rientri. Ma oggi è stato divertente, mi è sembrato che il tempo sia passato in fretta. Dopo la scuola ho guardato Rossana, è stato bellissimo. Eric più Rossana love forever. Cioè, questo è iniziato il periodo in cui io ero fissata con Rossana, infatti il diario dopo che ho è pieno, zeppo, di immagini di Rossana e Eric, vi giuro. Cioè, ero troppo fissata, ma chi non ama Rossana? Caro diario, 10 novembre 2005, è stato il mio compleanno, ho compiuto 13 anni. Caro
diario, grazie. Grazie, te lo sei ricordato allora, bravo. Oggi è andato tutto bene. Oggi tutti i miei compagni si sono ricordati il mio compleanno. Siccome tutti mi facevano gli auguri, anche Diana mi ha fatto gli auguri. Alla fine della lezione si è messa a cantare tanti auguri, Doina, tanti auguri a te. Qualche volta non è così antipatica. Wow, è bastato solo che mi cantasse tanti auguri per dimenticare 2 anni di bullismo. Ci hanno consegnato la verifica di geografia. E io non sono molto brava in geografia, però ho preso distinto. Grazie, grazie, grazie. No, era davvero pessima in geografia, io avevo sempre sufficiente in geografia, però aver avuto distinto al mio compleanno è stato un po'. Prof mi ha detto che adesso studio più seriamente. Grazie, lo so che sono brava. Studio sempre e sono brava. Ragazzi, davvero, io voglio avere quell'autostima di quando avevo 13 anni ormai. Oggi sono contenta perché in fondo al mio compleanno ho preso un bel voto, però il regalo più bello sarebbe vorrei ricevere puntini, puntini. Non te lo dirò mai perché tu lo sai già. Aiuto! Caro diario, oggi abbiamo fatto verifica di storia. Che disastro! Prenderò un brutto voto, o forse no. Dopo sono tornata a casa e ho guardato Inuyasha. Un episodio fantastico! Accuccia! Questo fa parte di Inuyasha, cioè, se non conoscete Inuyasha. E tu, come stai? Lo so che sei triste perché tra un paio di giorni non potrò più confidarmi con te. Ma ti conserverò come il mio più grande tesoro. Ciao, Doina! Poi vorrei confidarvi questa pagina che c'è scritto cos'è l'amore, che cos'è l'amore. E ci sono un sacco di cuoricini. E c'è scritto una montagna di cuoricini. Scherzo, scherzo. Non scherzo affatto. Voi avete capito? 14 novembre 2005. Caro diario. No, non posso crederci che il giorno di dirci addio è arrivato. Forse non sono stata una pessima scrittrice, o sì. Ma perché? Ma perché è durata così poco? Ciao caro diario, ciao! Quindi questa è stata l'ultima pagina del mio diario dove io dicevo addio al mio diario. Bene! Oddio, allora abbiamo finito anche con questo diario. Ho saltato un sacco di pagine dove mi lamentavo di un mio compagno di banco che voleva sempre copiare da me. Quindi ero sempre nervosa per questa cosa. Però è finito. Questo diario è finito, tra imbarazzi, tra cose imbarazzanti, ma credo che quest'ultima parte che ho letto oggi sia stata la cosa peggiore, veramente. E abbiamo anche scoperto che la Doina aveva una conta ogni due secondi. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto. Se volete andare a vedere le altre parti del video, come ho detto, ve le lascerò linkate. La prima parte è quella interessante, perché proprio gli inizi del diario sono sempre quei momenti di puro trash. Quindi noi ci vediamo la prossima volta, ciao!